Eh, buon pomeriggio a tutti. Eh, su invito del, dell'amico Nicola ci troviamo nei pressi della villa comunale per illustrare un po' i lavori che abbiamo fatto ultima, negli ultimi mesi, relativi a un intervento un po' più ampio che ha riguardato anche via Cesare Battisti e via Tevere, eh, interventi di un fondo statale che ci ha consentito appunto di, di mettere in sicurezza alcune zone del paese. In questo caso siamo alla villa dove, ecco, tanto per cominciare, eh, abbiamo installato dei dissuasori eh, all'ingresso del, eh, de, de, della villa comunale appunto per impedire ai bambini di uscire con velocità, soprattutto quando giocano a pallone, dalla villa, eh, poiché la villa costeggia eh, Corso Umberto I, che è una strada ad ampia percorrenza veicolare. All'esterno della villa abbiamo impiantato un dosso per evitare appunto eh, che arrivino in velocità le, le autovetture e questo funge molto da deterrente perché eh, abbiamo potuto notare che soprattutto i pullman quando arrivano da Guglionesi sono costretti a frenare per non impattare contro il dosso. L'intervento di messa in sicurezza eh, ha riguardato anche la parte esterna con il rifacimento del muretto e col posizionamento di ringhiere in ferro zincato che possono anche sembrare spartane ma eh, comunque assicurano il requisito per il quale sono state impiantate, cioè la sicurezza dei bambini che giocano all'interno del parco. Come potete vedere abbiamo da pochi giorni anche piantato delle piantine di gelsomini attorno alla ringhiera, che poi quando cresceranno ovviamente daranno colore alla stessa ringhiera, e un albero di mandarini. Eh, proprio dove c'è la congiunzione tra i due lati eh, della recinzione della villa comunale. Ovviamente non abbiamo pensato solo alla sicurezza ma anche ad abbellire per quel sempre in ordine le poche risorse che avevamo la nostra villa comunale con due nuovi giochini eh, per i bimbi, i nuovi seggiolini dell'Altalena, una nuova panchina che vediamo vicino al maestoso abete che troviamo all'ingresso della villa e eh, abbiamo ulteriormente illuminato la, il piazzale il grande della villa con un faro che si trova vicino al lampione comunale eh, sono certo che questi accorgimenti eh, sebbene non esaustivi ma comunque rappresentino un giusto baluardo per la sicurezza dei nostri bambini. Oggi eh, dopo questi interventi ma le mamme e i papà potranno venire tranquillamente alla villa comunale e far giocare con più tranquillità i loro bambini perché anche quando anche un bambino dovesse scappare di mano sicuramente avranno più tempo rispetto a ieri eh, per andare a riprendere quindi per evitare che escano dalla villa eh, da soli e possano incontrare delle autovetture eh, che appunto transitano sul corso Umberto I. Per concludere Nicola... Eh, possiamo dire che a breve cominceranno altri lavori nel, sul territorio comunale lavori che sono anche il frutto di, una, di un recupero eh, da fondi di bilancio comunale sono due delibere per il valore di circa 67 mila euro cosa che non accadeva a San Giacomo da, forse da una decina d'anni eh, questo ci rende contenti, vuol dire che anche le casse comunali oggi sono uno stato migliore di ieri eh, soprattutto saranno lavori di asfalto eh, installeremo o eh, completeremo l'installazione delle telecamere al centro di raccolta rifiuti comunale eh, provvederemo anche alla potatura di queste palme che anche questo intervento era da tanti anni che si aspettava e, e Dulcis in fundo eh, Cominceremo la, eh, la riqualificazione della, della pubblica illuminazione con dei fari a LED, cominceremo con i soldi che abbiamo per il momento a disposizione con Corso Umberto I e con le vie d'accesso a San Giacomo, via Frentana e via Fortore. Eh, questo spero che si possa realizzare già entro il mese di dicembre per il Santo Natale.